salvezza ottenuta con largo anticipo e 46 punti conquistati nel primo campionato dell'era Ettore Serra, che a qualche istante dal fischio d'inizio di Chieti Matese a bordo campo, riconoscimenti per i familiari di tifosi neroverdi scomparsi, premiati anche l'addetto stampa Simone Biancofiore, il segretario generale Nicola Buracchio e lo SLO e responsabile della sicurezza Alessandro Mancinelli. Punto di riferimento avanzato Simone Mancini, scelto ancora dall'allenatore Mauro Chianese, spazio dall'inizio anche per Francesco D'Innocenzo, qui protagonista, lo spunto del centrocampista fuori quota. In campo anche Francesco Serra, che qui evita il gol del Matese, che si affida a Sorrentino e Napoletano per provare ad insidiare il quinto posto. Spigliato il Chieti, qui con Mancini a caccia del secondo gol, all'Angelini fermato in calcio d'angolo da Governali. Chieti con un'insolita divisa biancorossa, calzoncini e calzettoni rossi, centimetri dal vantaggio, con un autopalo da parte di Langellotti nel chiaro tentativo di liberare in calcio d'angolo. Si prende un bel rischio il calciatore della squadra guidata dall'allenatore Corrado Urbano. Rumorosi i tifosi del Matese, sistemati in tribuna, il Chieti passa con un gol del capitano Michele Spinelli, che recupera dall'infortunio in tempo per presentarsi all'Angelini e per siglare l'1-0. Chieti avanti, l'esultanza del capitano, la sua squadra conduce meritatamente. Potrebbe prima dell'intervallo, con le immagini di Antonio D'Ottavio, anche trovare il gol del raddoppio. Convincente la prestazione del Chieti nel primo tempo. Il Matese subisce gli affondi neroverdi, 3 milioni in campo di Innocenzo, che si presenta in diversi frangenti in zona tiro. Ottimi gli spunti soprattutto da parte dei tanti fuori quota. Guardate cosa inventa Lorenzo Bregasi, entrato nella ripresa al posto di Kristaps Liepa, destro chirurgico che trafigge Francesco Governali. Il 2-0 del Chieti porta la firma del centrocampista, autore di una prova di sostanza e di qualità. La partita potrebbe riaprirsi, non è d'accordo Francesco Serra, monumentale, strada sbarrata a Daniele Napoletano e doppio vantaggio conservato. Grande protagonista Serra anche con il Matese. Vuole il terzo gol il Chieti, tentativo di Barbetta su calcio di punizione, quindi Governali efficace sulla linea su Simone Mancini, interviene poi Massawood, spreca il Chieti, tante le occasioni create, 2-0. Risultato finale all'Angelini, festa in campo, applausi anche dei sostenitori del Matese rivolti ai propri giocatori. Chiude con una vittoria il Chieti, che ora può concentrarsi sulla prossima stagione, quella che vedrà i neroverdi protagonisti, con la piazza che chiede il ritorno nel calcio professionistico, con Mauro Chianese confermato da Ettore Serra per un'altra stagione sulla panchina neroverde. Nella seconda parte, voi sapete benissimo che solitamente i campionati c'è una parte, il primo, il giro di andata e il giro di ritorno. Nel giro di ritorno abbiamo fatto, siamo arrivati quarti in classifica generale e siamo la seconda miglior difesa del campionato. Abbiamo subito solo 10 gol, quindi questi sono i numeri. È una squadra totalmente giovane e sono contento per loro, perché la squadra anche oggi ha dato lustro a una città, e io di questo sono contento. Sapete che la mia caratteristica, lo è stato in altre situazioni, è quello di riflettere e di fare poi comunicati ad hoc quando ci sono delle decisioni importanti da prendere. Quindi sicuramente sapete che certe cose le comunico in separata sede, nel senso con i metodi e i modi che sono di mia consuetudine. In questo caso però, secondo me, è giusto che in maniera corretta comunichi al mister Chianese che per il prossimo anno sarà la nostra guida tecnica. Grande! Voi sapete, da quando siamo venuti abbiamo avuto critiche pesanti, leggere, medie, ne abbiamo avute di tutti i colori. Ogni settimana c'era una notizia, o positiva o negativa, quindi abbiamo tenuto un po' occupati i giornalisti a capire questo Chieti Calcio cosa voleva fare da grande, se eravamo persone affidabili, se c'era qualche cosa che non quadrava, questo uomo che arriva da Torino, questo mistero. Invece penso che abbiamo dimostrato, se andate a prendere le mie registrazioni, che io sono venuto qui a fare calcio e ho scelto i collaboratori migliori per poterlo fare. Non ho mai ringraziato ufficialmente il direttore, non perché ho mai dubitato di lui, ma perché secondo me
la sua figura deve essere ringraziata al termine del lavoro che ha svolto in maniera ottima, anche quando poi ha selezionato alcuni giocatori che nel giro di ritorno abbiamo cambiato, e quindi ha fatto secondo me un ottimo lavoro con gli under in maniera, secondo me, oso dire spettacolare, perché non ne abbiamo sbagliato uno, e con gli altri giocatori purtroppo con qualcuno siamo rimasti delusi, li abbiamo cambiati, ma comunque ci terrei a ricordare che siamo il 12° attacco del campionato, siamo la terza difesa del campionato e nel girone di ritorno siamo la prima difesa. Questi risultati sono merito di chi ha fatto la squadra, che è il direttore, con la collaborazione ovviamente anche del mister, però voglio che gli venga dato il merito che gli spetta adesso in questa fase, perché è giusto darglielo. Non ho mai parlato, ma adesso secondo me bisogna chiaramente applaudire al suo operato. Siamo arrivati corti, siamo arrivati con pochissimi, diciamo, calciatori che hanno composto la rosa dall'inizio della stagione, ma non da oggi. Le ultime partite abbiamo giocato con 6-7 under e nonostante tutto siamo arrivati all'ultima giornata di campionato con una speranza su 1000 di giocarcela anche oggi, finché siamo stati in partita. I ragazzi hanno fatto secondo me anche una buona partita, sullo 0-0 abbiamo avuto l'occasione più limpida con noi, con Sorrentino se non sbaglio, poi nel momento in cui il Chieti è andato in vantaggio, insomma sul piano mentale siamo crollati e anche sul piano fisico, perché poi abbiamo concluso con 8 under, però questo non è assolutamente, anzi per me è una cosa positiva. Noi abbiamo fatto, per come da quando sono ritornato io, perché io non ho iniziato quest'anno e non ho fatto neanche la campagna acquisti, ho ritrovato un gruppo e nelle prime partite abbiamo pagato un po' scotto, soprattutto noi alla quinta giornata avevamo un punto, poi dopo abbiamo fatto secondo me molto bene nel momento in cui siamo rimasti a pieno organico, nel momento in cui poi è venuto meno qualche giocatore importante che voi conoscete, senza fare nomi. Abbiamo cercato di aggrapparci alle motivazioni, all'orgoglio, e secondo me nel complesso abbiamo fatto un campionato importante.